Bella ragazzi, e benvenuti a questa recensione a caso dell'episodio 52 di Boruto. Titolo della puntata: L'ombra di Sasuke. Ok, ok, ci arriviamo, ci arriviamo, fantastico. Cioè, l'ombra di Sasuke, fantastico. Cioè, fantastico, l'ho aggiunto io, non è nel titolo, però ci arriviamo. Inizia subito la puntata, ragazzi. Inizia col farci vedere la grandissima figura di merda che ha fatto la settimana scorsa con Amaro la sua squadra cadendo in trappola creata da Zetsu Bianco, grandissimo con Amaru. Raga, a me continua a non piacermi con Amaru, che cosa vi devo dire? Chiaramente mi piace più di altri personaggi, però non è un maestro degno, secondo me, soprattutto per una squadra come quella di Boruto. Comunque, tolto il riassunto che hanno voluto fare all'inizio, inizia la sigla di Boruto che, se l'avete ascoltata, è diversa dalla classica, perché cioè è cambiata, perché perché da qui, cioè, dalla prossima puntata in poi inizierà effettivamente L'esame, quindi inizierà la storia che noi abbiamo visto nel film. Però, ragazzi, voglio dire una cosa: non so se seguiranno la storia che hanno fatto nel film per filo e per segno, nel senso, secondo me sarebbe bello se aggiungessero qualche particolare in più. Perché, ok il film carino, tutto quello che volete, la storia c'è stata, però visto che questa è la serie ufficiale di Boruto, vorrei vedere qualcosina in più. Comunque bando alle ciance, ragazzi, cominciamo effettivamente con la puntata e cominciamo col dire che Konamaru sta combattendo chiaramente con la sua squadra contro Zetsu Bianco. Zetsu Bianco fa vedere le tre arti che conosce, quindi arte del fulmine, arte del fuoco e arte del vento che non è poco, ragazzi, cioè è una persona sola, vabbè che ha tre teste, però riesce a conoscere queste tre arti. Combattono un po', Konamaru poi affronta Zetsu Bianco fisicamente, quindi corpo a corpo, più che lo affronta si difende con un kunai così e Zetsu colpisce, basta. E anche qui vi fa vedere che comunque Konamaru è molto in difficoltà. Anche Boruto e gli altri dicono dai dobbiamo aiutarlo, dobbiamo aiutarlo, cosa succede? Sarada lancia degli dei kunai erano sì, dei kunai praticamente in questa zona qui a Zetsu Bianco, Boruto gli si lancia contro e con i piedi sopra i kunai gli spinge dentro la pelle. Ammazza che dolore, Boru. Chiaramente Boruto poi viene preso, lanciato via da Zetsu. Cosa fa Boruto? Prende dalla tasca eh, quell'oggetto che gli aveva dato che si chiama, sì. Katasuke prende quella sfera che gli aveva dato Katasuke e la lancia contro Zetu Bianco. Quella sfera praticamente è una sorta di, di lampo, nel senso, una cosa che dovrebbe dar fastidio agli occhi. Da quello che ho visto, non l'hanno spiegato, però da quello che, che si vede sembra questo. Grazie a questa luce che dà fastidio a Zetsu Bianco, Konamaru con sempre un kunai, riesce a fargli un taglio nella pancia, praticamente. E chiaramente Zetsu Bianco gli dà una botta e se ne va, scappa. Con quella botta, Konamaru si è fatto male a un braccio. Quindi gli devono fasciare un braccio. Va bene. Trovano un posto molto importante grazie a Mitsuki, che ho notato che fino a quel punto lì della puntata non aveva aperto bocca, non aveva detto niente. Niente. Comunque, trovano questo posto, fanno un discorso molto importante. Anzi, Konamaru dice: Sentite, voi siete delle pippe. In poche parole, dice. Naruto gli dice: Ma secondo te siamo delle palle al piede? Lui dice: Sì. A Konoma, maghette credi esse, uh, Io voglio andare avanti da solo. Voi tornate al villaggio e dite agli altri quello che è successo. Praticamente voleva andare da solo contro Zezzu Bianco. Bianco. <ride> Vabbè. Voleva andare contro Zezzu Bianco da solo e voleva, diciamo, proteggere i ragazzi. Konomaro si incammina, però viene fermato da Sarada. Che gli dice, maestro, cioè, il mostro non sappiamo dov'è. Se noi ce ne andiamo anche il mostro che non è molto intelligente capisce che deve attaccare la parte più debole, quindi noi, è meglio che stiamo tutti insieme. Quindi usando questo stratagemma è riuscito, è riuscita a convincere Konamaru a rimanere insieme, quindi a continuare la missione. Konamaru chiaramente dice di avere un piano, lo racconta ai ragazzi, a noi non ce lo fa vedere, ma va bene, trovano il mostro, ovvero passiamo al mostro che è, in mezzo tipo a delle rocce che si sta curando nel senso che sta aspettando che si rigeneri la parte ferita, quindi il taglio che ha sulla pancia e a un certo punto gli arrivano dei kunai attaccati alle rocce con delle carte bomba, quindi fanno esplodere tutto e cercano di distruggere il mostro così, ma lo sanno anche loro che non basta. C'è tutto questo fumo grazie alle carte bomba e Sarada usando lo Sharingan riesce a vedere cosa fa il mostro e vede che il mostro si sta preparando per un attacco simultaneo con tutte le sue arti: quindi fuoco, fulmine e vento. Mitsuki contrasta il fulmine. Eh, Boruto contrasta il vento e Konamaru contrasta il fuoco, sarà da niente. Solo gli, gli altri tre hanno fatto gli hai, niente, ha usato lo sharing. Basta. Usano una palla di fumo per intrappolare in questo, in questo fumo, chiaramente Zetsu bianco e Boruto usando la tecnica della moltiplicazione, in qualche modo lo attacca da diversi lati per stancarlo. Quindi, questa è la loro strategia. Stancare Zetzu Bianco. E poi mi, mi, mi chiedete perché dico che Amaru fa schifo. Che strategia è? Boruto a un certo punto vede che comunque ha delle possibilità di attacco, però gli è stato detto dal maestro di non essere così avventato, di aspettare che si stanchi e poi con calma vedere cosa fare. Invece, Boruto, chiaramente con l'intelligenza che ha, si lancia all'assalto. Si indebolisce, Zazu Bianco va in ginocchio. Il Boruto si lancia, come vi ho detto, ma viene bloccato da Bianco con una mano che ce l'ha immensa e lo blocca a terra, così sulla testa. Devastante. Sarà da prova con, con i kunai a lanciarli? Niente, non succede niente. Mitsuki si sveglia e dice: Non ti permetterò a fare del male a Boruto. Allora, con le braccia che si allunga, gliele gira intorno al braccio e quindi. In qualche modo riesce a liberare Boruto, poi succede una cosa che mi ha lasciato un po' stranito. Chiaramente, Boruto è libero. Con usa il Rasengan contro Zetsu Bianco e Zetsu Bianco non è che viene colpito e il Rasengan cade per terra morto, no, si disintegra. Questa, questa cosa mi ha lasciato un po' stupito, sinceramente. Vanno avanti, trovano una distesa di bozzoli tutti appesi con chiaramente dentro il bianco ne cade uno e si vede comunque che dal bosco esce un liquido quindi praticamente si fa dicono anche che ti fa capire che sono marci quindi che non nasceranno mai quelli arrivano alla parete la distruggono con un rasengan la distrugge con amaro con un rasengan e in quel momento chi c'è? si trovano davanti un altro zezzu bianco però morto che gli sta cadendo addosso chiaramente come morto si vede che dalla schiena sta bruciando con fiamme nere Entrano dentro e vedono tantissimi altri zezzu bianchi bruciati sempre con fiamme nere. Konamaru dice: È stata opera di Sasuke perché la su questa tecnica la conosce solo lui. Poi racconta la storia: Sasuke, praticamente è il rivale di, di Naruto. Sasuke riesce a spostarsi grazie a Rinnegan, le cose che comunque conosciamo. Sasuke sta facendo una missione top secret, cose che. Noi le conoscevamo già, chiaramente le racconta adesso a Boruto e agli altri. E Boruto è molto eccitato: nel senso wow, è fortissimo. Poi ha sentito la parola rivale di mio padre, cavolo. Alla fine di tutto, ragazzi, chi arriva? Arriva Naruto e gli altri ninja. Con Amaru è lì che parla con Naruto del più e del meno, comunque, di cose che sappiamo e che possiamo immaginarci e da un'altra parte c'è Boruto e la sua squadra che anche loro parlano Boruto dice ancora non basta cioè praticamente vuole diventare più forte e sapendo che Sasuke è così forte vuole. c'è cioè, una, una sorta di ammirazione nei suoi confronti giustamente, eh, giustamente Sasuke è devastante e finisce la puntata ragazzi mi è piaciuta? Dai, non è stata brutta, non è stata bella, normale, dai, una puntata normale, standard, però vi devo dire un'altra cosa, voi sapete che io non sono una persona che va a vedere gli spoiler perché non mi piace, voglio vedere quello che succede quando esce, giustamente, però stavolta ho voluto fare un'eccezione, non è che l'ho voluto fare di mia spontanea iniziativa, diciamo è capitato, stavo andando avanti per vedere come la, la sigla finale tutto è, e ho visto quello che succede nella prossima puntata. Non ve lo dico, chiaramente non ve lo dico, non ve lo voglio spoilerare. Però vi dico che sì, dalla prossima puntata inizierà effettivamente la storia dell'esame di tutto e del clan Otsotsuki. E niente, ragazzi, il video ve lo voglio concludere qui. Se vi è piaciuto, lo sapete: un bel pollice in su. Se non vi è piaciuto, chiaramente, pollice in giù e bella.